Ma il gallino è una battaglia che ho fatto spesso in solitudine, l'ho fatta anche, se devo essere onesto e sincero, anche con il centro-sinistra, l'ho perduta perché ho sempre pensato che non che fosse necessario avere un ospedale sotto casa, perché i tempi sono cambiati, è cambiata la domanda, è cambiata l'offerta, però servono ospedali funzionanti. Il gallino è sempre stato come altri, però anche negli ultimi anni è stato un luogo di qualità, di valore, con delle specialità, mi viene in mente la cardiologia, ma non soltanto, la chirurgia, la medicina. Io credo che dovrebbe essere il gallino, il suo pronto soccorso, lo dico per gli amici che ci vedranno, poi esistono pronto soccorsi, dipartimenti di emergenza, ma ad oggi funziona dalle 8 alle 20, 12 ore. Io sono convinto che quel territorio della Valpolcevera e i comuni della cintura dovrebbero poter garantire su un pronto soccorso che dà una risposta sui codici bianchi, codici verdi, naturalmente poi dirottando su Villa Scassi le situazioni più complicate, ma questo lo può già fare il 118, perché sennò Villa Scassi è risaputo che, nonostante lo sforzo enorme da parte del personale al quale va fatto un monumento medico, infermieristico e non soltanto, non è in grado di reggere l'impatto, dove spesso vi è un sovraffollamento che crea disagi a tutti. La Casa della Salute in Valpolcevera, a che punto siamo? Servirà? Oppure la gran parte dei pazienti dovranno andare al Forse costruendo ospedale del Ponente? La Casa della Salute, ho visto che l'hanno in qualche modo, non dico sbandierata, ma hanno ricordato, ora poi si tratta di vedere naturalmente quando sarà conclusa, quali saranno i servizi che garantirà, cosa ci andrà all'interno, perché è chiaro che se sarà, come dire, una ricollocazione dei servizi già presenti, voglio dire, sarà utile, ma non quanto quella parte di territorio si potrebbe aspettare. È una risposta diversa rispetto a un ospedale. Devo dire, senza nessuna polemica, perché il tema è gravissimo, certo che se la Regione nel frattempo si fosse dedicata di più ai pazienti tumorali, dove c'è una lista d'attesa che fa paura, 123 mi pare, e con pazienti che gli è stato risposto di ci vediamo tra 2 o 3 mesi e in questi ultimi mesi debbono fare la terapia spostandosi in pullman a Savona, credo che forse sarebbe stata una risposta migliore, più dignitosa e più civile. Nella situazione dei malati oncologici che devono spostarsi, dei macchinari che non funzionano, che responsabilità ha l'amministrazione passata del centro-sinistra? Ma io ho letto con piacere, perché devo dire attendevo che arrivasse un articolo, che poi è stato ripreso da più organi di stampa, dell'ex assessore Claudio Montaldo. Insomma, io penso che sia davvero, non faccia onore all'attuale amministrazione, alla fine del 2019, a pochi mesi dal voto nel 2020, affermare che le responsabilità sono dell'amministrazione precedente. Questa è, ahimè, una politica, una tecnica che già usano in questa amministrazione comunale, credo che non le faccia onore. Non è possibile rispondere in questo modo, scaricando su altri responsabilità, che è chiaro sotto gli occhi di tutti, soprattutto purtroppo è chiaro ai pazienti tumorali dove stanno le responsabilità. Cambiando completamente discorso, Amio Bonifiche, sappiamo che le aree industriali del Genova sono Valpolcevera, Valbisagno, perché lo spostamento in via San Felice, che non è gradito a nessuno? Guardi, lei, il suo dovere, il suo compito, è un professionista, gira il coltello nella piaga, ma io sono arrabbiato ancora adesso, perché il signor sindaco Marco Bucci, giovedì scorso, in un confronto tra conferenza dei capigruppo e cittadini di via San Felice appunto in Molassana, in Valbisagno, ha fatto uscire dall'incontro il presidente del municipio dicendo che non era gradito. Io ovviamente poi me ne sono andato e mi sono allontanato anch'io, perché ho ritenuto si trattasse di un affronto a, ovviamente, a Roberto D'Avoglio, ma al Presidente, al Municipio, alla democrazia e ai cittadini, perché lui era lì per sostenere una causa che è quella che sostengo anch'io. Io trovo paradossale che il pubblico, perché parliamo di una partecipata pubblica, quindi comunale, che faccia un investimento così enorme su un manufatto, su uno spazio che è privato, che è collocato in un luogo che assolutamente io non ho nulla, anzi proprio per questo dico, è anche, sono stato sabato, ci sono tornato, lo conoscevo, ma sono voluto ritornare col mio scooter a vedere,
io trovo paradossale che si pensi di collocare quel servizio lì, in quella situazione. La strada ricorda qualcosa di più che una strada, un sentiero di campagna e di montagna, quindi anche dal punto di vista della mobilità, ma proprio dal punto di vista della funzionalità. Qualcheduno dovrà poi rispondere, mi risulta che colleghi del Consiglio Comunale abbiano fatto anche un esposto alla Corte dei Conti, che credo dovrà anche rispondere di come vengono utilizzate ed investite le risorse dei cittadini. Palazzo Ducale, le attività culturali di Palazzo Ducale, che sono sempre state negli anni un fiore all'occhiello per Genova e per la cultura che a Genova si può esprimere, un punto di vista. Ma io ho ricevuto la risposta dell'assessore al bilancio, che come dire ha importanza perché si occupa delle risorse, ma ho assistito a un mutismo, mi attendevo di una risposta da parte dell'assessore competente, l'assessore Grosso. Io trovo che al Ducale si parla di tagli ulteriori. Io ho chiesto che i dati vengano forniti pubblicamente, mi è stato risposto che il bilancio, ma lo sappiamo bene che il bilancio, la legge lo impone, ma imporrebbe anche il buon senso, oltre che la legge, che venissero pubblicati i dati che non vengono pubblicati, che lo sanno tutti ormai, che non vengono pubblicati. Spesso io ricevo anche richieste, e ho fatto, lo preannuncio per prima a voi, una richiesta di accesso agli atti, cioè i dati riferiti alle presenze del Ducale, quanta gente va al Ducale, alle iniziative a pagamento, quante le mostre, quanti biglietti che sono stati strappati, quanto costano, quanto li sono costati alla comunità le iniziative all'interno del Ducale, perché il fatto che non si vogliano rendere pubblici, evidentemente ahimè dietro ci sta una scelta, che è quella di non far sapere che stiamo parlando di un disastro o di uno pseudo disastro. Il Ducale era un fiore all'occhiello, nonostante alcuni tagli ci siano stati, la gestione Borzani è stata una gestione, ma non, qui la politica non c'entra nulla, è sotto gli occhi di tutti, mostre di portata internazionale, nazionale, presenze oceaniche, ma anche un rapporto stretto col territorio, con i municipi, con l'università, con le scuole. Io ricordo, ero presidente di municipio, c'era uno scambio culturale, perché la cultura è un diritto e non deve essere solo al centro della città, deve essere ovunque. Il Ducale aveva quella funzione. Quindi se all'attuale gestione, inadeguata, perché ormai è inadeguata, è evidente a tutti, in più li fai anche i tagli, danno e beffa. Per quanto riguarda la sicurezza nei quartieri, lo so che non le piace, periferici, abbiamo visto che l'assessore Grassino ha dato mandato a una società privata di utilizzare gli steward per dare questa sensazione di sicurezza durante lo shopping natalizio. Cosa ne pensa? Ma intanto penso che vorrei capire, poi magari approfondiremo, se le risorse, da dove nasce questa esperienza, questa... Se io fossi, devo dire la verità, che se fossi uno dei responsabili della Polizia di Stato, della Polizia Municipale o dei Carabinieri, un po' mi offenderei, perché al di là del dare il senso di sicurezza ai cittadini, francamente esistono i corpi, esistono le organizzazioni di Polizia dello Stato, appunto, e altre, come ricordavo poc'anzi, che sono coloro i quali devono garantire, ma a me l'hanno sempre garantita. Ovviamente poi ci sono anche dei buchi neri, ci sono delle situazioni dove la sicurezza, non credo, anzi ne sono certo, che si risolvano posizionando telecamere ovunque e posizionando anche steward, con grande rispetto per chi lo farà. La risposta sulla sicurezza si dà anche, non è retorica e demagogia, si dà anche risolvendo i problemi sociali, risolvendo, migliorando la qualità della vita, delle realtà, dei territori dal punto di vista manutentivo, illuminando la città. Siamo in attesa ancora di questa gara dove c'è stato un ricorso, quindi chissà quando partirà. E si dà anche, mi viene in mente, guardi, ero a Certosa che facevo due passi sabato perché c'era quel bellissimo albero del municipio, sottolineo, e ho visto passare lì steward, mi domandavo, diceva, ma guarda un po', cioè, poi può darsi che qualcuno sia anche contento, ma là in quella realtà forse se si investiva di più sul commercio dopo i danni del ponte, del crollo del Morandi, pare che in parte non ci sono proprio stati, allora quello sì che è un investimento, perché nella misura in cui non si tira giù una saracinesca, non si spegne una luce, si creano le condizioni perché quegli spazi non vengano usati da altri.